Oggi voglio regalare una combo da spinning nuova di pacca da 150 euro. Ma non è l'unica cosa che voglio regalare. Ho portato anche delle esche rigide, delle esche di gomma e un altro mulinello nuovo nuovo. Tutto nasce perché la Daiwa mi ha chiesto di fare una recensione del nuovo Ninja LT 2023 e io ci ho messo 2 mesi per farla. Questo è il mio mulinello, l'ho preso, l'ho buttato nell'acqua, nella sabbia, ci ho pescato un bel po' di pesci e alla fine posso darvi la mia opinione. Questo è uno dei mulinelli col miglior rapporto qualità-prezzo che esista. Ma prima di regalare tutta questa roba, fatemi fare 2 lanci. Non dimentichiamoci mai che la pesca deve essere un divertimento accessibile a tutti e per questo motivo ho deciso di registrare questo video. Quello che veramente mi piace di questo mulinello è che finalmente rende la pesca accessibile a tutti. Infatti ha le qualità di un mulinello di fascia molto superiore in un mulinello che costa solamente 50 euro. Tra le cose che più mi piacciono c'è sicuramente la fluidità del mulinello, estremamente fluido, e la frizione. La frizione infatti è progressiva, dolce e si può regolare decisamente bene. A differenza dei mulinelli economici, e questo è molto importante perché è proprio la frizione che ci fa perdere i pesci se non è dolce e se non va in modo costante. E sapete cosa penso? Che per pescare spigole, serra e barracuda forse questo mulinello va davvero benissimo e non vale la pena spendere di più, a meno che non avete i soldi, allora vale sempre la pena. Sì, è bello tutto, però adesso ti devi fermare che dobbiamo andare a fare i titoli. Va bene, l'ultimo lancio. Ora camminiamo sul pontile, vediamo se c'è qualcuno. Già vedo qualche ragazzo lì che pesca, qui c'è un bambino, venite. Ora non so se troveremo qualcuno che pesca spinning, però potrebbe cominciare, no? Stiamo cercando dei pescatori che non hanno la migliore attrezzatura possibile. In lontananza vedo dei ragazzi e decidiamo di avvicinarci. Stanno provando a pescare qualcosa e noto subito che la loro attrezzatura non è delle migliori. Possiamo aiutarli. Mo' gli facciamo qualche domanda. Ciao raga. Ciao Matteo, ciao. Mi conoscete? No? Riccardo. Ciao Riccardo. Se come lui non mi conoscete, è il momento giusto per iscrivervi al canale. Senti, vi voglio far provare una cosina. Certo. Mo' vedete, ditemi voi se vi piace. Senti un po', sto mulinello. Dammi una tua recensione. Oh, è carina, è scorrevole. Non è neanche troppo pesante. Maneggevole, bellino. Quanto costa secondo te? Questo 60-70. Vai tu? Allora, non sono un grandissimo esperto, però penso sia. Non me lo rompo? No? Penso sia abbastanza professionale. Bocciato? No, promosso. Promosso? Promosso. Dai. Allora, visto che mi avevano chiesto di fare un video recensione, oggi è il vostro giorno fortunato. Questo è il nuovo di pacca. Ma davvero? Sì. Ma seriamente? Ti giuro. Ho visto che ti manca un po' di trecciato qui. Sì. E c'è un mulinello che magari gli manca qualcosina. Secondo sì, me se ci metti quello è molto figo. Nel mulinello di Riccardo manca parecchio filo e il trecciato è enorme, ma io ho la soluzione. C'è un po' di trecciato vecchio che avevo, ma praticamente è nuovissimo. Quindi se ce lo metti alla grande. Apri, va. Facciamo vediamo. Unboxing. Vai. Nuovo, nuovo. C'è tutto quanto, però ho visto che te sei rimasto. Tu a spinning non peschi proprio? Io in realtà ho i pesciolini, ma sta fargli compagnia. Devo più che altro capire la tecnica e tutto ancora. Vabbè, senti, allora ti do io un paio di esche che vanno alla grande per le spigole. Grazie. Serra? Sarebbe bello prenderne una. Tieni. Grazie. Oh, Babbo Natale qui, eh. Vai. Troppo. Ma scherzi? Guarda, funziona alla grande. Soprattutto qui, si può pescare lì dietro, è perfetto. Perché passano. Mi raccomando però il mulinello riempilo bene, vedi se serve una rondellina, ma è così. Grazie mille. Ma scherzi? Non me l'aspettavo. Ma è così. Ma scherzi? Grazie Dai, mille. Oh, ti vedrai sul video. Grazie ciao ragazzi. Ciao, gentilissimi. Dopo i 2 ragazzi è il turno di qualche altro pescatore fortunato a cui regaliamo delle esche di gomma e non. E questo vai di rock fishing qui proprio sotto al muletto. Se vuoi qualcosa la chiappi. Vai.
Prendi pure questo. Anche questo? Sì, per i pesci serra. Grazie. Dopo aver regalato un po' di esche in giro, non riusciamo però a trovare la persona giusta per la canna. Niente, da pesca. Qui non c'è nulla per noi. Hanno tutti l'attrezzatura buona, ma cerchiamo chi ha bisogno. E dopo qualche chilometro finalmente troviamo la persona giusta. Come che si è rotta la mia canna? Come si è rotta? Che stavi pescando? Stavo cercando di prendere le sedie, ma poi si è spostata la lenza e anche gli uccelli. Ah, si è rotto un anellino e un altro è staccato. Senti, e che attrezzatura hai qui dentro? Tanti. Ah! Artificiali. Per pescare, le spigole. Poi gamberetti. Sì. Pesciolini. Senti un po', ma tu mi conosci a me? No. Io sono Matteo. Ciao Giovanni. Ciao Matteo. Andrea. Ciao Andrea. Senti un po', ti faccio provare una cosa, va. Devi darmi la tua impressione su questo mulinello, devi dirmi se ti piace. Vai, lancia, pesca. Nonno, è saltato un pesce. Bravissimo, Giovanni. Com'è? Molto scorrevole. Vieni qui. Allora, vediamo le impressioni. Quindi com'è il mulinello, prima cosa? Molto scorrevole. Poi? E c'è l'impostatura per la mano che tiene molto bene. Mamma mia, ma sei bravissimo a fare le recensioni, sei più bravo di me. E il design è fighissimo. È figo? Poi a me, lo sai, mi piace tanto il rosso, no? Com'è la canna, leggera? Sì. Non so se riuscite a percepire la voglia che ha Giovanni di pescare un pesce. Da quant'è che peschi tu, Giova? 2 anni e mezzo. Senti un po', ma tira su, va, che ti racconto una cosa. E mentre Giovanni non si accorge di nulla, noi chiediamo una mano al papà per farci delle riprese. Giova, vieni qui, va, ti chiedo una cosa. Scegli un'esca che ti piace, te la regalo io. Veramente? Sì. Quali mi consigli? Che vuoi pescare? Dai, pesci serra? Sì. Facciamo così. Ti consiglio questa qui, mettila nella cassettina. Senti, ma ti faccio una domanda, va. Ma tu ce l'hai una canna per pescare a spinning? No. Tieni. Ti regalo tutto. Stai scherzando? Non sto scherzando. Ti piace? Sì. Questo è tutto nuovissimo. E anzi, al papà guarda che gli diamo la scatola del mulinello con la garanzia e tutto. Grazie, grazie papà. La combo che ho dato a Giovanni è perfetta per cominciare a pescare a spinning. Mulinello Ninja 3000 e canna Ninja 2 pezzi, ideale per le spigole, con una grammatura massima di 30 grammi. Non ci credo. Non sì che ci credi. Non cadere in acqua. Non cadere. O iscrivetevi, che può succedere anche a voi. Eppure tu ti devi iscrivere al canale. Sì. Dove spiego esattamente come pescare. Tutta questa attrezzatura costa 150 euro così, ok? Ed è tutta tua, nuova. Il filo ce l'ho messo io oggi. Sei contento? Sì. Dai, sono contento anch'io. Oh, mi raccomando, voglio che ci peschi un bel pescione. Stai tremando. Grazie. Ragazzi, non mi è rimasto più nulla se non il mio mulinello. Comunque, al di là di tutte le cose, devo ringraziare Francesco e la Daiva perché mi hanno fatto vivere comunque una bellissima giornata. Abbiamo regalato dei sorrisi incredibili. Però voglio dedicare questo piccolo messaggio a tutti voi. In realtà non serve chissà quale budget per andare a pesca. È ovvio, se i soldi li avete va benissimo. Però le aziende, e sono contento che lo stiano facendo, stanno cominciando a fare prodotti che veramente ci consentono di pescare tutto con un prezzo davvero accessibile. E questo Ninja 2023 ne è la prova. Brava Daiva, io spero che tutte le aziende facciano così. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi, oggi ho troppi pochi iscritti. Almeno se vi iscrivete può succedervi una cosa così bella, ma anche se non siete iscritti.